Buongiorno, siamo a bordo dell'elicottero messo a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato. Stiamo sorvolando la Basilicata stremata dopo oltre 48 ore di piogge. Qui con me c'è l'assessore regionale alle infrastrutture della Regione Basilicata, Luca Braia. Assessore, la Basilicata ha 5 foci di fiumi in circa 40 km di costa lungo la fascia ionica lucana. L'area più produttiva della regione è nuovamente in ginocchio. Ora cosa farete? Dopo il 7 e l'8 ottobre, con circa 60 milioni di euro di danni, una richiesta di stato d'emergenza non ancora riconosciuta dal governo nazionale, ne abbiamo fatta un'altra oggi, proprio oggi in giunta, per questa emergenza del 1 e 3 dicembre. Ci saranno altri danni e speriamo che questa volta il governo ci aiuti, perché l'economia di questa regione è in ginocchio, turismo è a rischio con la costa piegata in due e l'agricoltura sta subendo gravissimi danni. Le colture pregiate di questo territorio sono a rischio, abbiamo necessità di sostenere gli agricoltori e di rilanciare la nostra economia. Ieri sera anche una frana devastante ha distrutto la strada di accesso a Montescaglioso, un comune a 15 km da Matera. Il territorio davvero sta cedendo, ci sono dei danni strutturali, bisognerà fare anche opera di prevenzione, di messa in sicurezza. Abbiamo fatto una grandissima opera di organizzazione di questo evento in via preventiva, perché avevamo idea di quello che stava per capitare, siamo stati bravi in questo, ringrazio tutti, anche le associazioni. Ora però c'è da fare prevenzione, c'è da fare controllo sul territorio e la frana di Montescaglioso è un esempio. Nei prossimi giorni controlleremo il territorio, perché tutto la nostra regione potrebbe essere a rischio. Quella frana che abbiamo visto oggi a Montescaglioso è incredibile, ha un fronte enorme e i controlli che sono appena cominciati oggi, nelle prossime ore ci daranno il quadro della situazione e ci diranno cosa dobbiamo fare. Il governo in questo caso ci deve stare vicino. Per il momento è tutto, la linea può tornare a Roma.